Buon pomeriggio a tutti, eccoci per un aggiornamento sull'attuale situazione. Una situazione ovviamente, come ben sapete, di grande emergenza, una situazione che ha visto in questi giorni l'emanazione di alcuni decreti da parte del governo e anche un'ordinanza da parte del presidente di Regione Lombardia. Questi decreti e questa ordinanza ci pongono una serie di limitazioni importanti. Bisogna stare in casa, uscire solo per lavoro, chi ancora può o deve lavorare e per quanto riguarda le necessità. Ovviamente anche la spesa è una necessità, ma non bisogna fare i furbi in questo, non bisogna uscire tutti i giorni, ogni momento per fare la spesa, bisogna farlo con intelligenza. Se non si riesce a recuperare tutto nel proprio paese, si può andare nel paese limitrofo, limitatamente all'approvvigionamento di generi alimentari e di quanto è consentito, proprio per evitare che questo contagio dilaghi. È il momento davvero del sacrificio e della responsabilità. Noi abbiamo come comune attivato anche per amministrare una serie di strumenti tecnologici che ci permettono di riunirci in videoconferenza, lo faccio con gli assessori, con i dipendenti comunali, cerchiamo ogni momento di essere in contatto tra noi sindaci del territorio, anche con il prefetto, col presidente della provincia, con Regione Lombardia, stiamo cercando insieme di coordinarci il più possibile per uscire da questa emergenza. Abbiamo chiuso i parchi, abbiamo chiuso l'area ecologica, abbiamo anticipato alcuni provvedimenti che adesso ci vengono chiesti, abbiamo sanificato le strade durante la pulizia abituale, abbiamo attivato il centro operativo di coordinamento di questa emergenza, coordinato da me con la collaborazione degli assessori, insieme al comandante della polizia locale, alla protezione civile e ad alcuni dipendenti comunali, e ringrazio tutte queste persone che ho nominato proprio per il grande lavoro che stanno svolgendo. Abbiamo istituito un numero di telefono, un servizio anche over 60, per gli over 65, per le persone fragili, per chi è in difficoltà, per dare informazioni e per dare tutta una serie di servizi anche attraverso i commercianti di Burago, che pure ringrazio proprio per l'impegno che ci stanno mettendo a fronteggiare questa emergenza. È una situazione difficile, una situazione che ci mette alla prova. In questo momento anche a Burago ci sono alcuni casi, al momento quelli comunicati da ATS sono 4 concittadini positivi al coronavirus e 4 persone in sorveglianza attiva. Ci sono anche altre situazioni che si stanno verificando, è una situazione da noi al momento sotto controllo, ma che ha bisogno veramente dell'impegno di ognuno per fronteggiarla, rimanendo in casa e cercando di seguire anche nel momento in cui si deve uscire tutti quelli che sono gli accorgimenti necessari. È davvero molto molto importante. Io vi terrò aggiornati, stiamo cercando di pubblicare sempre sul sito e su Facebook tutte quelle che sono le notizie possibili che ci servono per arrivare ad avere tutti gli strumenti per fronteggiare questa emergenza. E vi dico che ce la faremo, però dobbiamo mettercela tutti. Impegno da parte di tutti. Grazie.